sono? Di sicuro stanno dormendo. Ragazze, venite qui, dobbiamo votare. Venite qui, avanti. Conterò fino a tre. Se non siete qui entro il tre sarà peggio per voi. Uno, due, tre. Oh, lo sapevo. Cavolo, Maya, adoro vivere nella casa di Lady Bunny. Oh, sì, anch'io sono felice di far parte del tuo team. Ma ragazze, siete sorde? Vi abbiamo chiamato mille volte, dobbiamo votare. E voi siete ancora lì davanti allo specchio. Oh, non vi abbiamo sentite. Cosa? Ma quale voto? Chi lascerà la casa di Lady Bunny? No, in realtà voteremo su chi vivrà nella casa di Lady Bunny. Oggi decideremo se i giocatori di basket vivranno o meno qui. È importante. Okay, allora votiamo. Ragazze, dovete essere puntuali. È da ieri che vi diciamo che ci sarà una votazione, che dovevate essere puntuali. Ci siamo lasciate un po' trasportare. Bene, quindi le ragazze qui dentro hanno due parole. Sì o no? Ognuno tira fuori due pezzi di carta. Se ci sono più sì, allora i giocatori vivranno qui dentro. Se sono più no, beh, non ci vivranno. Quindi i giocatori non apparterranno a questo mondo. Bene, ragazze, decidiamo il destino dei giocatori di basket. Bene, ragazze, vediamo un po'. Io ho ricevuto un sì. Un sì. Sì, sì. No, no, no. Sì. Beh, ragazze, questa volta i giocatori di basket sono fortunati, quindi compriamogli un pigiama e facciamoli molto felici. Sì, vivranno con noi nella casa di Lady Bunny. Sarà fantastico. Oh, andranno fuori di testa, ma non voglio che siano troppo felici, quindi forse dovremmo fargli uno scherzo, che ne pensate? Certo, diciamogli che vivranno da un'altra parte, che ne dite? Ragazze, ci penserò. Ora andiamo a scuola. Sì, andiamo a scuola, voglio dirgli la bella notizia. Che bello! Già, immagino che saranno contenti. Ragazze, la porta della casa di Lady Bunny è sempre aperta alla nostra comunità. Maya e Nat, ho un compito per voi. Prendete questi, ordinateli e regalateli a tutti gli altri Bunny. Perché la casa di Lady Bunny è solo su invito, naturalmente. Posso già immaginare quanto sarà bella questa festa, molto divertente. Io non vedo l'ora di andare in vacanza. Diana, riusciremo a fare tutto bene, ragazze. Sbrighiamoci, trucchiamoci e andiamo a scuola. L'autista è arrivato. Senti, Maya, quale giocatore di basket ti piace di più, Romeo o Zakat? Beh, non lo so, probabilmente Zakat in qualche modo è più simpatico e... È un bene che ti piaccia più Zakat perché a me piace Romeo, lo adoro, è bellissimo. Ragazze, non parliamo di ragazzi. Andiamo nello spogliatoio a metterci le gonne per la scuola. Avanti, andiamo in fretta. Forza, forza. Ragazze, avete sentito? Andiamo a vestirci. Sì, andiamo. Blondie, non devi essere triste. Avanti, prova a reagire. Non mi importa. Avanti. Blondie, non ti sei neanche truccata. Non mi importa. Blondie, avanti. Mettiti almeno queste in station per le ciglia. No, non lo farò. Non mi importa. Ti ho detto che non mi importa. Blondie, detesto quando sei di pessimo umore. È terribile vederti in questa maniera. È vero, ma non mi importa. Quindi che vi devo dire? Andatevene via. Che possiamo fare se non ti importa di niente? Anch'io voglio essere la numero uno a scuola, voglio essere popolare. Allora facciamo qualcosa, facciamo come fanno le Bunny, facciamoci una comunità, eh? Sì, certo, sei intelligente, ma chi si unirà alla nostra comunità? Nessuno verrà nella nostra comunità perché sono già tutti in quella delle Bunny. Oh, e sapete una cosa? Questa comunità delle Bunny fa davvero schifo, non lo pensate anche voi? No, perché funziona, quindi non è vero. Ok, ragazze, tiriamo su il morale di Blondie. Avanti, Blondie. Andiamo a casa mia e prendiamo Zup e Zack e facciamo una festa. Non ci sarà nessuna festa, perché ecco, Zup e Zack sono dei vermi e sono noiosi e non li sopporto. Sai, Blondie, trovo un modo per tirarti su di morale. Siamo stufe della tua faccia nera. E le vostre facce, allora? Blondie, avanti, vieni con me. Ecco a voi, ragazzi. Grazie, Ice.
È così bello quando i ragazzi offrono una cioccolata alle ragazze. I perdenti stanno migliorando. Ragazze, questo è per voi. Grazie mille, ragazzi. Mary, hai visto? Sì. Ai ragazzi piacciono davvero Giulia e Gigi, Beh, Giulia e Gigi sono delle perdenti, ma anche Bruno e Thomas lo sono, quindi stanno bene insieme. Beh, che ne sapete voi, ragazze single? Siete gelose? Oh, certo che le sono. Se fossi in voi, terrei la bocca chiusa. Perché non la tieni tu la bocca chiusa? O altrimenti i tuoi ragazzi si innamoreranno di noi, no? A noi non ci piacete. Avete sentito? Bruno, perché non lo dici? Cosa? Di che non ti piacciono, avanti. A noi non ci piacete. Avete sentito? Al mio ragazzo non piacete. È solo che i vostri ragazzi non lo vogliono ammettere. Blondie, non essere triste. Ehi, levatevi da lì, quello è il nostro posto. Oh, ecco le rane, è un posto pubblico. Sì, è vero, noi ci mettiamo dove vogliamo, d'accordo? E facciamo parte della comunità delle bagni. Non mi importa in quale comunità vi trovate, questo posto è il nostro. Alzatevi subito. Ci lamenteremo con le bagni. Blondie, allora che prendi? Che ne dici di una cioccolata? O magari una cioccolata o un latte macchiato? Io prendo un drink molto triste come me. Cosa? Oh, voglio un drink triste, uno nero. Ma esiste una cosa del genere? Ice, porta qualcosa di triste, avanti. Subito. Arriviamo, ragazzi. Aspetta, picciotta. Che c'è? Li servirò io, sono un po' troppo esuberanti. Che volete, Frax? Ice, per favore, prepara una bevanda molto triste per lei. Cosa? Per favore? È presente qualche drink triste nel vostro menù? Non c'è niente di simile nel nostro menù. Beh, d'ora in poi ci sarà. Sì, voglio una bevanda molto triste che mi rappresenti. Va bene, troveremo qualcosa. Allora, Laila, come va? Professor Mike va alla grande. Presto Alan sarà un amministratore e sarà bravo almeno quanto me. Fantastico, ma come uomo dovrei fare il doppio del lavoro, lo sai? Potrò farcela, prof, non si preoccupi. Ha sentito, professore, può farcela e come? Dovrò comprare però un po' di solvente per le unghie. Professor Mike, a me piacciono le sue unghie nere però. No, un amministratore scolastico non dovrebbe avere le unghie nere. Quindi dovrei toglierle. No, Alan, è una tua scelta, fai come ti pare. Perché ci guardate, che volete? Stavamo guardando il nuovo amministratore. Sì, perché ha le unghie così tanto ben dipinte. Oh, ragazzi popolari, chi state aspettando? Sentiamo. Che ci fate qui, popolarelli? Sapete, vermaci, noi non vi vogliamo. A noi non interessa di voi. Sì, della vostra comunità delle bunny su quello che siete. Che c'è, popolaretto? Non avete mai sentito parlare della comunità delle Bunnies, quindi, giusto? Noi facciamo parte di questa comunità e siamo tutti dentro, quindi valuta i termini. E se le ranacce aprissero la comunità dei rospi, allora che direste? Noi siamo a favore della comunità rospaccia. Non essere ridicolo, nessuno verrà in quella comunità. E poi nemmeno esiste questa comunità. E invece esisterà, lo vedrete. Hai visto, Alan, la classica discussione tra adolescenti nel corridoio? In qualità di amministratore vai lì e scopri di che parlano. Ok, Laila, me ne occuperò io. Fateci arrabbiare. Fermati. Forza, ragazzi, non ci saranno risse in questa scuola. Stringetevi la mano e prendete strade diverse. Che cosa hai detto, cravattino rosso? Sarà meglio che non interferisci in questo incontro di basket. Vai a sederti vicino a Laila. Beh, perché Alan non dice niente. Avanti, Alan, dillo. Dovete stringervi la mano e andare subito via. Wow, che voce seria di un amministratore serio. Andiamo, ragazzi, ci occuperemo dei vermi più tardi. Amministratore, mi ha rotto un po' i timpani, sa? Credo di aver fatto davvero il mio 100%, Laila. Certo, Alan, che l'hai fatto. Più del 100%, sei stato bravissimo. Sono stato bravissimo. Beh, Alan, adesso però non pavoneggiarti, perché è solo l'inizio. Bene, ragazzi, abbiamo il trucco, la mensa e poi una cioccolata calda, d'accordo? E poi i compiti e poi un po' di allenamento. E poi spero che la coach Abby sia di buon umore oggi. Certo che lo sarà, perché è nella comunità delle bunny. Ciao, ragazze. Salve, Coach Abby, come va? Coach Abby ci ha appena fatto prendere un colpo. Sì, sappiamo che è un corso d'arte, ma ecco, noi siamo già bravi a disegnare. Ecco perché vogliamo andare a cambiarci, perché vogliamo farci belle. Benvenute, conigliette, entrate. Hai visto? Beh, grazie mille, Coach Abby. Beh, Coach Abby può anche lasciarci sole, non crede? Inoltre, deve sapere che faranno tutti parte della nostra comunità. Sì, è vero, hanno aderito tutti. È una cosa straordinaria. Siamo molto entusiaste. È vero, sì. Ragazze, pensavate che non ne sapessi nulla? Io so tutto quanto.
e sono felice davvero. Con Cebbi le daremo un'altra notizia, ma prometta di non dire parolacce. Probabilmente non le piacerà, ma dobbiamo farlo, ok? Dobbiamo. Non vi rimprovererò, ragazze, ma spero che questa notizia non mi sconvolga, d'accordo? Beh, con Cebbi oggi abbiamo votato per chi verrà a casa di Lady Bunny e la maggioranza dei voti è stata sì. Quello che abbiamo votato è, ecco, che i giocatori verranno a vivere con noi nella casa delle Bunny, tutto qui. Non sembra troppo arrabbiata, no? Non lo è, giusto? Accidenti, ragazze, certo che lo sono. Perché i giocatori di basket dovrebbero vivere con voi? Con Cebbi non si preoccupi, saranno da un'altra parte. È vero, dormiranno in un altro edificio. E noi vogliamo regalargli dei pigiamini. Ma se i giocatori di basket vivranno con voi, dovrei trasferirmi anch'io. Così potrò, beh, controllare la situazione dal vivo, non credete? Oh, questo non è tanto bello. Beh, con Cebbi, se vuole, le daremo una stanza tutta per lei. A patto che non intralci le nostre feste, ovviamente. E i nostri ospiti. Ragazze, non sono così vecchia, anche a me piace fare festa. E quindi va bene, ci vediamo dopo l'allenamento. Vi voglio bene, Bunny. Anche noi le vogliamo bene, con Cebbi. Ragazze, vi piace che l'allenatrice Abby vivrà con noi? A me no. No, non credo che lo farà. Poi si arrabbierà e... Sì, è meglio di no, evitiamolo. Che possiamo fare però, ragazze? Beh, intanto incipriamoci il naso. Oh, ciao Kev, che succede? Sei qui, sapevo che saresti venuto. L'ho fatto solo per amore della mia amata Cialina. Oh, quindi saremo testimoni, un voto da parte di uno zombie. Silenzio! Dima, sono pronto a giurare che sarò tuo amico per sempre. Cosa? Per sempre? Per sempre. Beh, ora Dima rivelerà il segreto di Kev e avrà un amico che interferirà con la vostra relazione. Non è un granché. Non intralcerà la nostra relazione perché anche Kev ne ha una, non credi? Sarete mie amiche quando sarò normale, lo sarete, eh? Ancora non è cambiata e già cerca delle amiche. Beh, ci penseremo bene. Promettimi che qualunque cosa accada saremo sempre insieme. E non ci tradiremo mai. Giuro che non ci tradiremo mai e poi mai. Dima, avanti, svelami il segreto. Avanti, Kev, dimmelo. Aspetta, Cialina. Kev, promettimi che sposeremo le nostre tipe lo stesso giorno. Sei davvero strano, Dima. Ma va bene, te lo prometto. Leggi il segreto e fai tutto bene senza errori. Altrimenti non funzionerà, ok? Faremo tutto bene. Grazie, Dima. Vedrai che domani saremo diversi. Ti sto aspettando, amico, per diventare un campione. Dima, ora però basta. Ti ricordi che dobbiamo andare? Oh, sì, ci vediamo domani. E vai, hai visto che siamo veri amici. Oh, amici veri, ti ha solo detto che manterrai il segreto. Comunque, ragazzi, apriremo il nostro regno di Todd. Inviteremo tutti e daremo loro delle coroncine. Fantastico, sì, le faremo con le nostre mani. No, le corone fatte a casa non piacciono a nessuno. Alan, c'è un gran vociare nel corridoio. Vai e vedi che succede. Ti suggerisco di comprare delle caramelle. Credimi, piacciono a tutti. Bene, compreremo della marmellata. Che ne dite, quella buona e... Poi... State parlando un po' troppo forte, ranacce. Salve, amministratore. Le daremo anche a lei qualche caramella. Che ne dice, eh? Le piacciono? No, parlate a voce troppo alta. E ci sono lezioni. Ragazze, altrimenti Alan e Laila ci riprenderanno. Beccate, sì, ciao conigliette. Ciao Rani, avete cambiato idea? Volete unirvi alla nostra comunità? No, vogliamo solo farvi un complimento. È una nuova moda questa di indossare un corpetto, eh? Oh, Blondie, sei così moderna, ma hai un vero problema con la moda. Resta al passo con le tendenze, è meglio. Ehi Rani, se volete unirvi alla comunità, vi diamo il benvenuto. Altrimenti resterete single. Inoltre, Diana, il tuo nuovo look non ti dona affatto, sappilo, ti starebbero bene queste. Grazie, Blondie, ma io non ne ho bisogno, le mie sono già bellissime. Qualcuno ha della colla? Voglio subito incollarle. L'umore di Blondie sta migliorando finalmente. Rane, andate a parlare in bagno, siete troppo rumorose, accidenti. Allora, ragazze, che ne dite di andare in bagno e incollare le ciglia? Sì, andiamo! Le ranacce sono così inadeguate. Beh, Alan, ce ne sono molti così qui dentro. Fai parte anche tu di questa comunità. Non sono solo nella comunità, ma sono anche nella squadra. Anch'io sono con voi, avanti, svelatemi tutti i vostri segreti. Faccio parte della comunità ora, no? Stanno arrivando. Ciao a tutti, siete i nostri coniglietti. Ciao. Ascoltate, dovete parlare alle ragazze con delicatezza. O siete dei vermaci. Hai mangiato aglio puro per caso? Infatti, sì. Direi tante di quelle cose con questa fiatella, ma ci sono le tipe. Pizza Ice, possiamo avere 4 cioccolate calde, per favore? E una cioccolata gratis anche a tutti i nostri membri della comunità Bunny. Va bene, Bunny. Ice Pizza, avete sentito? Cioccolata calda, sì, per tutti è gratis. Udite, udite, ragazze. Mi piace questa iniziativa delle Bunny, voglio unirmi alla comunità.
La comunità prenderebbe troppo tempo e noi dobbiamo lavorare. Sei un tipo tosto, Ice, tu non sembri un coniglio. Bunny, sono felice che quasi tutta la scuola faccia parte della comunità, beh, tranne alcuni. Quelli che non valgono niente. Giada, in realtà la nostra comunità non è solo l'intera scuola, ma anche 11 milioni e mezzo di fan e spettatori in tutto il mondo. Siamo davvero forti. Diana, diamo la notizia ai giocatori di basket. Eva, perché proprio qui? Diana, qual è il problema? Bene, ragazze, giocatori di basket, abbiamo una notizia per voi. Sì, 11 milioni e mezzo, io sono una di loro, che fortuna! Ci alleniamo, ragazzi! Non hai sentito, mascotte? Hanno delle novità per noi! Siamo tutto orecchi, conigliette! È così dolce! Allora, giocatori di basket, oggi c'è stata una votazione a casa delle Bunny. Sì, su chi verrà a vivere con noi. Giocatori di basket, siete i fortunati, vivrete con noi! Domani vi compreremo un bel pigiama! Ragazze, vi amiamo! E a me spetta un pigiama? O non vivrà con voi, scusate! Non abbiamo bisogno di te con la tua tuta gigante! Occupi troppo spazio, non credi? Non credo proprio! Ragazze! Cavolo, ci sono un sacco di candidati, ma... Beh, mascotte, se vuoi puoi vivere anche tu con noi! Ragazzi, congratulazioni! E per tutti gli altri potete venire a trovarci! Sì, vi daremo degli inviti speciali, d'accordo? Oh, anch'io faccio parte della comunità. Beh, anche noi lo facciamo parte. Romeo, cosa c'è? Tu con chi uscirai? Con Nat oppure con Maya? A me piace più Nat. Fantastico, a me piace Maya. È così alta. Rilassatevi. Per ora siamo solamente amici. Voi siete amici? Perché sapete, io uscirò con Diana. Che cosa hai detto? Calmati, siamo solo amici. Bene, Bunny. Allora, noi faremo una sessione di allenamento e ci vediamo dopo. Vi vogliamo bene. Sono davvero fantastiche. Ciao. Adesso vado ad allenarmi con loro. Siete gelosi. Bene, diventerò un'amministratrice della comunità Bunny. Se avete delle domande, venite da me. Ma che significa? Che vi aiuterò, ragazze. Oh, Cocebi, siamo pronte? Vestiamoci e iniziamo. Sono la mascotte e dormirà nella casa delle Bunnies. Ragazze, ci sarà anche lui? Ebbene sì, coach. La mascotte vivrà con noi nella casa delle Lady Bunny. Perché noi andremo d'accordo, coach, è giusto? Sono scioccata, ragazze. Beh, secondo noi sarà molto divertente. Ragazzi, mettete un like, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. E aspettate i nuovi fantastici episodi. Ci vediamo molto presto. Ciao! Vittoria! Vittoria! Vittoria!